Come stai? Ho finito proprio adesso, Ludo, una lezione. Per fortuna sono riuscito ad anticipare lezioni live perché poi oggi vorrei godermi l'Olimpia e farmi i vari check. Ho visto adesso sono sul palco del 212. 212. Sì, forse hanno già finito, guarda, ce l'ho qua. Sto Mamma, registrando, eh. Lanswolf sarà Dio. Te lo stavo per dire. Eh no, adesso ci sono le Mamma mia, figure. ragazzi. Difficilissima gara quest'anno. Figure. Eccolo là. Figure ci Oh sono. Madonna. Aspetta che chiudo. Ma infatti guarda, le categorie che interessano a noi non sono oggi, se non sbaglio, sia gli Open che i Main Physique, le Big. Oggi c'è il pre-judging, domani fanno. Ci sei? Ok. Sì. Dico, oggi c'è il pre-judging di Boh. tutti e domani fanno invece le finals. Quindi è particolare perché faranno il pre-judging venerdì sera e finals sabato sera gli Open. Ma infatti è anche da gestire tutto quanto. Speriamo bene, qua siamo in trepidazione, mamma mia. Mamma mia. Guarda, Comunque ti sono lascio. saliti, come dicevi, sono saliti 2-12. A me Derek mi è piaciuto tantissimo. Secondo me è Quando suo. sali. Se si tengono così è sua, eh? Se si tengono così è sua. Bravo, Ma sai cosa? Clarida non sta male. È solo che l'anno scorso Derek era liscio. Ma sto giro, bravo. avendo lo shape che è qualcosa di incredibile, Mamma mia, è la Tom. durezza, ragazzi. C'ha delle righe dietro, è arrivato molto forte, eh. La Se cosa che mi tiene. dispiace anche Kamal, l'ex Mr. Olympia 212, è andato in forma, solo che è una struttura veramente infelice, però bella condizione dei top. Sì, bellissima, bellissima. Poi sai, oh, c'è sempre da dire 212 che la classica legge dell'ex Mr. Olympia, a meno che non arriva, che è peggiorato, non glielo strappano. Quindi sai, un Clarida comunque non è brutto. No, Se però ti lo shape non ci sta. È un filo, l'ho visto, un filo più duro rispetto a Derek, che comunque non si presenta mai granitico. Però secondo Però me questa volta non gli basta per portarselo a casa. no, perché comunque Derek a sto giro, cioè, è un ottimo compromesso. Cioè, c'è uno shape esasperato, eh. Poi l'anno scorso mi ricordo Derek era partito bene, man mano che posava si lisciava, lo commentavamo anche l'anno Bravo, scorso. bravo. Aspetta che Mi vedo di. ricordo, notavo proprio in diretta con Marco che man mano si posava double by, cioè, sono spariti i dettagli, come si dice. Aspetta, eccolo. Questo morale a sto giro, ragazzi, arriva veramente buono. Guarda che roba. Aspetta che ti Ma sai, condivido l'altro frontale è sempre schermo. stato molto buono. Infatti, frontale ha sempre avuto quei quadricipiti molto belli. Solo che perdeva molto una volta di back a sto giro quando si è girato. Infatti, aspettavamo le famose righe che però sono arrivate tutte. Sì. Ah, cioè, già così, ragazzi, veramente bello, eh. Bello. Non c'è poco da fare. Poi c'ha. Vedere comunque atleta così con il vacuum e a lui sta bene il vacuum perché appunto deve star bene. Guarda, veramente una gran bella condizione. No, no, Mi veramente sembra atomico. completo. Sì, Adesso vediamo sì, sì. appena si gira la posa di presentazione. Vedi, ecco. E infatti, Guarda già il vedi, gluteo. l'anno scorso anche nella presentazione individuale scappava molto le pose, sapeva non essere al top. A sto giro ci resta, vedi, no, qua tutta un'altra Aspetta, cosa, aspetta, ragazzi. aspetta. Cioè. Ecco Poi c'è una cosa, che alle final, vabbè, tutto può cambiare, però anche qua. Eccolo. nei confronti con Clarida e gli altri. Poi c'è una cosa che comunque Clarida, essendo bassino, lo stomaco a tenerlo sotto controllo fa fatica. Si Sì, vede, cioè proprio comunque ecco, Bassino l'anno scorso ha perde, vinto per una condizione. Sì, l'anno scorso era atomico perché appunto Derek era un filino liscio. Però, ragazzi, a concordo. sto giro vediamo come evolve anche le final. Però al momento io lo vedo primo. Io lo vedo Derek primo. Sì, Veramente bello. totalmente. Vedi, è un po' più Assolutamente. granitico sempre Clarida, però questa Sì, volta, quello che dicevo, è questa volta più non gli rotondo. basta, non gli basta. No, perché vedi, allora ha più dettaglio sul femorale e Sì, ha bravo, quel muscolo un po' più rotondo. soprattutto la spalla Però, sui per l'amor side. di Dio. Quello, capito? Cioè, secondo me puoi vedere che piace molto l'ambiente. L'anno scorso diciamo che avrebbero, secondo me, già voluto metterlo primo, non hanno Sì, potuto per la condizione. Diciamo bravo. che un Derek equivale a un Nick Walker negli Open come diciamo benevolenza nei pressi della politica IFBB, perché Nick Walker ben visto. Infatti, secondo me,
negli Open andrà terzo quest'anno, secondo Sì, me. sì, Poi sì. ho gente che l'ha visto smunto alla pesatura, ma quest'anno Aspetta che tocco. guarda, sono proprio curioso di vedere. Ah, ok, interrotto la condivisione, perfetto. Sì, assolutamente, guarda, te lo concordo e te lo appoggio in pieno. Vedremo, vedremo. Allora, ascolta, adesso loro, i 2-12, li vedremo praticamente domani, dovrebbero fare le finals, se non sbaglio, la mattina. È tutto di 24 ore. Pre-judging finals è tutto fatto di 24 ore, quindi c'è la stessa schedule Beh, meno male. e poi rifatto di 24 ore, quindi è anche Sì. più comodo da capire. Parlando degli Ma Open, perché anche quest'anno lui, perché quest'anno, facci caso, ha scombussolato un po' tutto gli orari, i meeting a sorpresa che hanno fatto, perché non hanno fatto solo i meeting in cui, sai, erano tutti seduti, ma un meeting in cui venivano spiegati la condotta di palco e tutto, quindi questa cosa qui, infatti sentendo anche Croci, Vecchiato, gli altri che seguono il posing, me l'hanno detto, cavolo, gli sono saltate le scalette, infatti io stesso avevo dei check che sono saltati proprio perché hanno messo questo meeting anche di mezz'ora, però ha fatto saltare un po' tutte le scalette con i colori e tutto, quindi un po' erano un po' in crisi tutti, ecco, ha saltato Giuse, saltare un po' di orari, poi capirai qua col fuso orario è stato panico. tu per inciso, visto che è, quali sono le Olimpia che tu attualmente stai, che tu hai seguito per il posing? Allora, io ho seguito Leonardo Vecchiato, Riccardo Croci, la Fakin, anche se vabbè, c'è una Aspetta, persona scusa, controversa. Giuse, ridimelo. La Fakin. Allora, Aspetta, ridimelo ancora. La la Fakin, Fakin, ok. sì, la Fakin, e ho avuto modo di collaborare anche con Andriulli, anche se ultimamente poi da Esatto. quando andato in America, poi lì ovviamente gli avrà dato un occhio Andrea, in prestito, Perfetto. Sì. quello sì. Perfetto. Mica male, eh? Mica male, eh? Giusefino. Infatti, guarda, quest'anno mi sarebbe piaciuto andarci, solo che il Covid, maledetto, star 4 settimane fuori, obiettivamente, cioè, non, il gioco non vale la candela. Andiamo al prossimo, ci andiamo tutti quanti, Ma facciamo la l'anno prossimo trasferta. non... Ma guarda, io tra progetti di vita, anzi, tra obiettivi di vita, avere nel posing tutti gli italiani nell'Olimpia e piazzarne qualcuno sul podio, quindi fin quando non arrivo a quello, di sicuro non mi accontento, nel mio piccolo, cioè... oh, vediamo, siamo giovani. Ancora, porca miseria, sono già Vedremo, vecchio. vedremo. Allora, ascolta, facciamo al volo dei pronostici sugli Open, che tanto poi escono stasera e poi domani. Allora, E vediamo il tempo che abbiamo a disposizione. Allora, è un'Olimpia bellissima, premessa, perché ci sono un sacco di atleti che saranno quelli che poi sostituiscono, no? I precedenti. Quindi abbiamo, li butto così a caso, James Holinshed, Nick Walker, Regan Grimes, Patrick Moore, Big Remy, Hakim, Brandon Curry, Andrea, presti, Philippe non gareggia, se non sbaglio, e c'ha la cosa ma non gareggia, Hunter Labrada, Adi Chopin, Ian Chaman. Valier, Bonac, Nathan De Ascia gareggia, giusto? C'è Sì. andato, giusto? Poi c'è Che ha Chaban. vinto l'Arnold, Chaban, Poi c'è l'ucraino, se non Hassan, riesco. sì, Vlad Sukoruccio, Sì, che non riesco a sì, e pronunciare. Justin Che pensa che ci è Rodriguez. mancato un pelo che io lo seguissi. Ah, sì? Non posso dire retroscena, ma probabilmente arriverà anche, seguirò Vlad nel posing. Quindi Chiamiamolo questa cosa mi Vlad, intriga non veramente facciamo gli tanto. strafalcioni che lo chiamo, cerchi di chiamarlo per cognome. Allora, L'impalatore. diciamo che è tosta, quello che si può fare è, non so, dimmi la tua. Vedere quelli che sono i top 3, il Sì. podio, diciamo che un po' più è, e poi il casino sarà vedere dal quarto posto fino al decimo, che è veramente. Sì, Anzi, perché... il quarto e il quinto sono tostissimi, e poi dall'a seguire sempre più tosti. Quindi io Allora, sai cosa, partirei Nico? dall'inizio. Dimmi. Bravo. Sai cosa? Ci sono alcune mini vaganti in questa Olimpia, che per il tipo, esempio stupido, poi passiamo ad analizzarli, anche un Holinshed, per il semplice fatto di essere italiano, essere europeo, io temo che glielo facciano pagare, perché... Da quello che sto vedendo, anche parlando con molti addetti ai settori, molti italiani che sono dovuti andare lì a gareggiare all'estero, loro hanno detto: ragazzi, voi potete vincere tutte le gare che volete da pro in Europa, dovete gareggiare lì, è lì che dovete vincere e piazzarvi, altrimenti non vi cagano l'Olimpia, brutto da dire. Quindi James, per quanto a me piaccia, sia mostruoso. Il problema è aver vinto lì ad Alicante, essendo stato fermo, o vai Quella è lì e sei spinosa. talmente
incredibile, altrimenti ti faranno pagare lo scotto. E lo dico perché? Perché l'anno scorso, se non ti ricordi male, Jan Baier, il canadese, settimo, miglior condizione dell'Olimpia, ma la condizione non paga, o almeno non fino alla top 5. Quindi capisci, secondo me, un... Infatti Jan Baier quest'anno ha vinto due gare, se non sbaglio. Due, ha fatto secondo posto all'Arnold dopo Nick. E questa è la cosa spinosa che ti volevo dire. Però arriva con un peso politico, comunque, si può vedere, ha gareggiato. E quindi una top 5, lui, per esempio, lui è un candidato palesemente a una top 5. Allora, ascolta una cosa, perché sennò ci perdiamo. Iniziamo dal primo. Primo e secondo... direi Big Remy Chopin. Sì. In quest'ordine? Allora, secondo me un Big Remy si conferma. Io ti dico, da quello che ho visto, l'ho visto un po' più sottodimensionato, un Big Remy, e quindi io credo che andrà ancora più duro. E se va così è duro a batterlo, perché già di dimensioni era inarrivabile. Se si tira ancora di più, io di schiena, guarda, lo vedo vulnerabile Remy rispetto ad altri. A me non piace. Molto buono front e side, se arriva ancora più duro, quindi tira fuori ancora più dettagli di back, gluteo femorale soprattutto, lì diventa veramente un brutto cliente. Chopin, sai cosa? L'anno scorso, almeno mio parere, lui ha perso di schiena perché era un velino, un velo d'acqua di back, e se non ti ricordi male posava nella back double bicep scapola chiusa. Sì, mi ricordo, lì, ne parlavamo. Però secondo me poi anche lì c'è l'incognita dei preparatori, perché comunque... appunto Nichols più lavora con atleta e più lo conosce, ma Rambod non è stupido, cioè nel senso Rambod comunque, ragazzi, si deve ancora spogliare comunque un Chopin, bisogna vedere. Secondo me la condizione sarà la chiave, perché un Chopin al massimo del potenziale, ma veramente al massimo, come lo vidi anni fa in Asia, in Corea, dove vinse, se non sbaglio, una gara. All'Olimpia non l'ho mai visto così granitico come lo vedi in quell'occasione lì. E se va forte, io lo vedo anche primo, paradosso, perché a me Chopin di schiena, soprattutto nel reparto gambe, ecco, a livello di graniticità, quadricipite, femorale, quel ragazzo lì io lo preferisco rispetto a un Big Remy. Remy è una massa di muscoli che l'anno scorso l'hanno compattato bene, ma non ha una genetica che mira la durezza muscolare. Ma poi anche a me Chopin piace più come linea. Sì, più elegante, capito? Quindi bisogna vedere anche là dove, avendo i classic, diciamo che la linea può passare negli open in secondo piano. Come dici te, sono switchabili, dipende da cosa portano a livello di condizione, se ne parla al pregiaggio. Guarda, questo secondo me sarà un'Olimpia dove la maggior parte sarà in gran condizione. Non prevedo, secondo me, gente liscia. Quest'anno, ragazzi, la condizione la farà da padroni, e anche il discorso della politica. Io ti dico, più ne sto sentendo, e più penso che comunque anche lì il discorso anche della conoscenza, del farsi vedere in America, sia importante. Sì, ecco perché, totalmente. Per esempio, molti mettevano anche in top 5 un De Asha, però c'è da dire che lui ha vinto in UK e non è Stati Uniti. Un Walker, per esempio, io lo vedo addirittura podio. Io lo vedo podio. Ecco, terzo posto, perché là ci sarebbe Brandon Carey, che dovrebbe stare, però io non lo vedo come podio, sincero. Cioè Brandon Carey secondo me ha preso quel filone in cui si è inserito in uno spot in un momento di quiete, però adesso ormai ce ne sono troppi che, e poi che si sono fatti vedere, questa è la cosa, si sono fatti vedere. A meno che non abbia messo polpacce femorali, lui purtroppo perde tantissimo, secondo me perde il podio. Bellissima linea, però non l'ho mai visto neanche come campione in carica all'altezza, ecco, se vogliamo dirla tutta. Bravo. Infatti l'anno scorso lo hanno spazzato via, e stessa cosa devo dire di un Boniac, che secondo me è tramontato, cioè l'anno scorso era smunto paurosamente. Pure io poi, Boniac, non lo vedo. Ma sì, cosa, da quando l'ho preso il preparatore del Team Oxygen, come si chiama, Abdu, quel preparatore non mi piace come li porta. Ne ha presi diversi, Boniac, Brandon Carey, e quindi non prevedo fuochi d'artificio con un Boniac, sinceramente, né tantomeno con un Brandon Carey. Hanno beccato Boniac è veramente tanto sulla cresta dell'onda, ma ormai avendo non è più quel voluminoso che era quando vinse l'Arnold o altro. Quindi no, è quello il discorso, che questa è un'Olimpia che vede un passaggio, secondo me, per cui molti che erano abituati a stare là danno la staffetta a quelli nuovi che adesso stanno gareggiando tanto. E il terzo posto, tu dici, potrebbe arrivare Nick?
Io guarda, Nick Walker lo vedo per un innanzitutto campione l'Arnold è un peso politico non indifferente, perché di solito storicamente chi vinceva l'Arnold era contender number one all'Olimpia. Quindi, secondo me, un Nick Walker top 5 sicuro. Io lo metto sul podio. Bello Per giovane, fresco, a me no, sinceramente Nick non piace molto la linea. me. Neanche a me. Non è impressivo. A livello di, sai cos'è? Granitico, condizione non si discute. Linea pessima, veramente beh, brutto a livello Sì, strutturale, sì, non sì. mi piace, però quei freak che comunque è messo lì, piace molto nell'ambiente, faccia Sì, la cioè, bimbo, piace tutti. questa cosa del giovane che ha vinto la Pro Card, che così poi subito si è buttato, ha vinto il New York Pro, ha vinto l'Arnold, poi è c'ha questa cosa che è quello spocchioso, ma non sono spocchioso, cioè mi atteggio da spocchioso, però ti dico che non sono spocchioso. Anche perché si allena, spinge forte. Sì, cioè Cioè. ti dice io vinco tutto, però dice io non lo dico per essere stronzo o atteggiarmi, è perché io ci credo veramente, cioè nel senso io vado con che sono convinto. Quindi diciamo che Certo. si è costruito, c'è un bel background dietro. Quel Cioè, personaggio che è come se fa? avessi detto, avesse convinto tutti che deve vincere e quindi lo stanno facendo vincere, cioè paradossale. E a me ha Esatto. stupito l'Arnold perché a me Ian Valier non fa impazzire, però Sì, no, cazzo. tra i due, Più completo, cioè sì. Valiere, se dici non mancano muscoli, non è che dici cazzo la gamba gli manca a Nick Walker, struttura ossea pessima. Quadricipite, Nick Walker sì, la struttura ossea, e poi il quadricipite non si sbomba bene, non è un bel Esatto. quadricipite. Vita larga, Sì. quello, mentre comunque sai, anche a me Valiere, come ne parlavamo spesso, mi dà sempre l'idea di manca qualcosa, non so cosa manca Sì, qualcosa. sì, 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 sì. Però ha muscoli comunque completi, la condizione poi No, Ian era Valier sì. affidata. Ah, guarda, Ian Valier me l'hanno detto tutti, dice comunque per capirlo bene devi vederlo dal vivo. Dice perché è uno di quegli atleti che apprezzi tanto quando vedi dal vivo perché vedi veramente la graniticità che riesce a portare sul palco, Ma cosa che infatti in foto dice, in foto non lo capisci lui. Tu per quanto lo guardi in foto non riesci veramente a capire quanto è impressivo sul palco. Quindi pure quello. curiosi. Poi Secondo sai, c'è me, comunque. Dimmi. secondo me, che a me piace tanto Hunter Labrada, però non ha anche là non ha fatto parlare così tanto, che purtroppo. Sai cosa? La Brada, allora, paradossalmente, cioè, allora, è uno dei più completi a livello muscolare. Cioè, non individui. Allora, è brutto da dire questa cosa qui, mi ammazzeranno, non posa bene. Allora, ma fa degli errori, Madonna. Allora, è una versione del posing Del padre. che proponeva suo padre, solo che sta bene su suo padre. Si vede che il posing glielo fa suo padre, si vede perché posa come lì nelle statiche, parlo delle obbligatorie, ma su un volume così grosso si vede che non è su lui. Caso, non puoi posare doppio bicipite, Bravo, a me quindi quello non piace il doppio così. c'è la spread frontale con le mani appoggiate senza sfondare le spalle, oppure la stessa tricipite di suo padre, cioè di back. Di back gli mancano dei pezzi, back lat spread, back double biceps, è lì che mi piace molto, gluteo femorale denso, Sì. grosso. La schiena sembra, sai cosa, lui ha delle spalle, delle braccia gigantesche, la schiena sembra piccola Sì. La rispetto al resto. schiena è sempre molto Frontale complessa per lui. molto bello, infatti di braccia e polpacci è quello Sì. che c'ha, le braccia, cioè, infatti le pose di side tipo side chest, side triceps sono le più belle. Frontale non è strettissimo di girovita e posa effettivamente molto male in pose di front. Se tu lo vedi, la brada frontale non è impattante Sì. come lo è di side. E lì a quei livelli, cioè in questo a sto giro, sai, l'anno scorso si parlava tra proprio lui e Jan Mayer, erano i due miei che mettevo un po' lì. Sì. Sì, Quest'anno Jan lo vedo nettamente più avanti, anche secondo cioè è me. molto più pericoloso. Si è fatto vedere, poi la brada non l'abbiamo più visto, quindi anche Sì. lì la paghi, eh. Quello c'è. E Io Rolly Winkler invece come lo vedi? neanche, io non l'ho Fuori, neanche considerato. vero? Sì. Io Come i Boniac lo vedo Bonac già. stanno, no? In Sì, discesa. ma dai, Boniac almeno sai cosa. Fino all'anno scorso era temibilissimo, perché l'anno scorso poi si è presentato svuotato, talmente tanto che Rolly è andato solo una volta in forma in vita sua, sì e no, e è andato bene con il line-up. Non lo Sì. vedo, l'ultima volta era talmente acquoso che ragazzi non doveva salire sul palco, quindi anche lì. Un Boniac a me una condizione la porta.
è andato smunto. Rolli la condizione non la porta, non la porta, sì. Ragazzi, fanno anche degli errori assurdi. Quindi non l'ho considerato proprio nella top. Poi c'è Hakim. Hakim, l'ultimo Hakim scivolone. È... Sì. L'ultimo scivolone è stato grosso, eh. E se non sbaglio ha cambiato coach, perché non è più con Oscar, è con lo stesso preparatore di appunto degli arabi. Sì, di Brandon Curry. Di Brandon Curry. E puntualmente quando è passato con quello lì, all'ultima gara è andata bene. Quindi anche lì, ecco perché ti dicevo, come quel preparatore non mi piace, paradossalmente. Ma sai, Hakim o va strappato o va in forma. È quello. Anche lui sicuramente non è bellissimo. E l'ultima gara, sai, ma guarda, ma anche parlando, vedendo un attimino le scelte fatte da molti italiani, come un Croci che ha deciso di andare a gareggiare in Texas, una Stoico che ha deciso di andare lì dei diversi mesi a fare 5 gare per farsi conoscere, il discorso lì mi dicevano comunque, cioè la Stoico tipo all'ultima gara, non mi ricordo quella in cui ha vinto, ha fatto comunque podio, c'era il capogiuria dell'Olimpia che avrebbe giudicato le bikini, cioè lì funziona così, tu devi farti vedere sperando che da quel giudice che sarà in giuria all'Olimpia, sì. Capito? Quindi una Kim, bisogna vedere chi c'era in giuria in quella gara in cui non è andato bene, perché se c'era in giuria qualcuno dell'Olimpia, lì ti mettono una croce, non, sì. Cioè non, è come proprio un biglietto di presentazione, se fai bene in quelle gare importanti, ti ho perso un attimo, sono i giudici, no. Quindi okay. La gente la vive tipo, quindi sai, sono proprio dei meccanismi che da casa, cioè guarda, ne parlo proprio ieri con molti ragazzi, cioè da casa lo so che non, cioè, la gente ovviamente deve esprimere giudizi vedendo un atleta sul palco, però io ti giuro, quest'anno ho appreso talmente tanti meccanismi che ci sono dietro a un piazzamento, parlo di Olimpia o gare importanti, che esula da considerazioni prettamente fisiche, cioè io sì. Quando sento la casa, l'atleta faceva cagare o era super forma ma non si è piazzato, ma perché ti giuro, ma ci sono veramente tanti tanti fattori dietro. Totalmente. E non sono gli sponsor, non sono i preparatori. Ecco, la cosa che ho imparato quest'anno è che il preparatore conosciuto in America non conta un cazzo, perché possono sbatterti la Chapado squinta e il coach è uno iper famoso come Panain all'epoca, gli sì. Ha messo stessa comunque la Pesini, capito? Quindi anche lì il coach non conta nulla, o almeno non come conta in Italia. No, l'atleta si deve vedere, l'atleta si deve sì. Vedere, questa deve stare là a tirare attenzione. La cosa che la gente non capisce è che il Mister Olimpia è un business. È un business. È brutto da dire, ma è un business. Quindi loro non possono non avere delle considerazioni derivanti dal business. Cioè, sì, sì. Anche bravo. Parlando di Classic, un Chris Bumstead, fisicamente meritevole, tutto il resto. Però tutto quello che c'è dietro a Chris Bumstead è, vuoi non vuoi, un valore aggiunto. Cioè il fatto sì. Che sia il bellone, il seguito su YouTube, questo è un valore aggiunto, ragazzi. Un Regan Grimes ha un valore aggiunto. Poi se è sufficiente o meno a vincere è un altro discorso, perché logicamente non è che bravo. Fanno vincere gli YouTube, però è un punto in più, ok? Però facci caso, quest'anno che io poi lo dovevo sul palco, io Regan l'ho visto molto in forma. Ho visto bene, io ho visto bene. Però aspetta. Regan su Instagram... quando lo vedi in foto, eccetera, è sempre atomico, eh? È sempre atomico. Regan l'anno scorso ha dimostrato di essere uno di quegli atleti che, tipo Logan Franklin, lo vedi su Instagram e dici, porca vacca, questo spacca tutto, lo vedi sul palco e dici, è lui. Sì. Oh, però quest'anno diciamo che ha migliorato ancora Photoshop, ha messo dei giochi di luce e penombra, quest'anno sembra strappato, sembra anche quasi sì. Inviso, quindi bisogna vedere, perché vediamo. Come dici te, se a livello di immagine piace molto, di business, e arriva veramente duro, non è che è brutto, cioè nel senso sì. Che è andato liscio come una patata perché non interessava nulla, ma sì. Forse si è capito qualcosa, si è svegliato quest'anno, non si sa, beh. Allora, Patrick Moore, e in tutto questo quindi il terzo posto, che cacchio ci metteresti? Guarda, io Patrick Moore non lo considero neanche. Secondo me Patrick sta fuori dai 10. Sì, anche lui, ma poi non lo vedi mai, non è non è molto social, ma non prevedo, anche a Sito non ha messo foto altro, a parte che non so se ancora... Ma a me non fa impazzire Patrick, sono sincero. No, è stato l'exploit quell'anno che era nuovo, era iperstrappato, estetico, però non mi convince. Ma io ti dico, guarda, poi sai, quest'anno non c'è Lucas o Sladil, quindi a meno uno...
Ma guarda che allora non è facile. Guarda, io personalmente top 5, ecco, il podio è veramente difficile. Secondo me solo quei due lì davanti sono intoccabili, ma quelli sono Sì, veramente bravo. intoccabili. Poi sai, mettiamo, diciamo, terzo, quarto e quinto intercambiabili. Io metterei un Nick Walker, uno Jan Baer, e poi il problema è un ipotetico un terzo da riempire la me. Il terzo, perché Jan Baer Sì, e Nicholas Nick. Walker li metterei proprio di diritto. Il problema è che, ragazzi, gli altri, dipende sempre dalla condizione, ma vista così, io metterei un Labrada a sto punto. Pure io, la Cioè, brada. a livello di conoscenze è tutto, eh. E ti dirò di più, subito sesto barra settimo, io metterei un James. James e Nathan. Che Sì. dipende Nathan come si presenta, però loro due secondo me Sì. se la Ah, e poi combattono là. aspetta, c'è anche Dauda gareggia Samson. No, Samson Peccato, ecco, no. per esempio, Peccato. Samson doveva vincere per me in Inghilterra. Per me non era di Nathan, eh. Cioè, ragazzi, Dauda ha posato da Dio con una condizione mostruosa. Cioè, secondo me, era palesemente pilotato per un Nathan lì, eh. Ascolta, invece Justin Rodriguez, come lo vedi? Sì, Allora, a me piace molto, continua a non convincere il reparto gambe. vero. Mi piace molto, però non è uno. Poi c'è Hassan che è tozzo, mi piace, infatti è sempre E però stato si è fatto vedere il mio. tantissimo, per esempio, Hassan e Shaban si sono fatti vedere tanto. Shaban lo preferisco, è uno dei miei preferiti. Back Sì. double bicep di Shaban mi piace moltissimo, però anche lì è di sicuro Shaban top 10, secondo me, Sì. sicuro. Di sicuro davanti ad Hassan perché l'ha sempre battuto, Sì, sì, sempre. sì, sì. Hassan ha queste gambe, ma è tozzo. Veramente Io tanto, non mi lo ricorda vedo una molto. top ten, Sam. Sì, mi ricorda molto un Francisco Paco Bautista. Ti ricordi lo spagnolo con Sì, il sì, sì. capezzolino? Che c'aveva delle. È uguale addirittura. Solo che Hassan è ancora addirittura più grosso. Però un minimo di shape. Cioè, Rami è vero, è un freak, ma un minimo di shape ce l'ha. Quindi a quei livelli lì non puoi non avere un minimo di shape. Non puoi essere un quadrato e basta. Cioè, quindi Hassan Sì. pagherà quello, secondo me. E poi c'è Presti, occhio a Presti. Oh, Allora, qua volevo arrivare perché me l'hanno chiesto in tanti. no, perché Andrea. l'ho Sì. vestito sembrava più grosso di tutti. Io l'ho visto alla conferenza, guarda che con la ma cioè nella foto, se tu lo vedi, vedi sto omino bianco gigante, gli altri sembrano piccoli. E quindi lì dico, porca miseria. Ma Presti fa cosa? Andrea è una bella punta. Allora, guarda, io ti dico, non ha gareggiato per un po'. Ok, si è presentato quest'anno, ha fatto due gare, Porto Rico e poi, se non sbaglio, giusto, Porto Rico e poi in Portogallo dove ha vinto la qualifica diretta. Esatto. Per cui, peso politico non so quanto, secondo me se Andrea si fosse fatto vedere di più negli ultimi anni, nell'ultimo periodo, io direi sicuro nella top 10, direi. Perché ha le sue carenze, però... Come dici, è anche un atleta che porta una condizione che, cioè, comunque va a rompere i Difficilmente. coglioni, eh? Va a rompere i coglioni, perché Andrea con condizione. È un Jan Baier con delle Te lo gambe sta. più Sì, piccole. esatto, Quel capito? tiraggio è quello, eh. Solo Tiraggio è che Baier, quello. appunto, si fa vedere. È comunque più completo di Andre. Sì. Andre, sai cosa? Allora, bisogna averlo comunque sul palco, eh. Perché su non è più. Allora, l'argomento gambe, che hanno detto molti, non è che sono piccole le gambe, No, non non ha sono quella scombatura sbombate. esterna del quadricipite. È proprio strutturale l'inserzione muscolare. Non sono Particolare. Poi comunque sbombate. lui ha Sono subito, ragazzi, grandi. diversi infortuni. Questo non è un alibi, però comunque va considerato. Bisogna vedere se questo Olimpia sarà una gara di proporzioni, cioè se loro fanno pesare più la condizione o più la completezza di un fisico. Perché Secondo me secondo me la comunque sta alla condizione, borderline, cioè o fine dei top 10 o fuori dalla top 10. sì, sai, poi c'è da dire comunque lui Puerto Rico, no, allora non considero in questo caso Estoril, perché Estoril aveva comunque un line-up tolto Vlad, altri, non era irresistibile line-up, però io valuto Puerto Rico lì con Shaban, Hakim, comunque Andre sopra ha retto il confronto, Sì. sotto però era palesemente più piccino. Ovvio che aveva una gran condizione che l'ha tenuto lì a galla, però c'è da dire anche che Shaban non è un top 5 all'Olimpia, che Hakim non è un top 5 all'Olimpia, perché Hakim ha vinto le sue gare ma non è un top 5 all'Olimpia. E se rispetto a loro comunque appariva in deficit di massa nel training Esatto. inferiore,
di fianco ai top contender sarà dura. Di sicuro non puoi non notarlo per la condizione. Sì. Sono curioso appunto di vederlo. Neanche, side, bellissimo. Side non c'è problema nel No, core bicipite. frontale, frontale. E di back non c'è problema perché è molto buono. Frontale è un problema grosso. È un problema grosso. E lì voglio vederlo gambe a terra, in rialzata frontale con gli altri. Lì la vedo diversamente. Allora, Giuse, ho pensato questa cosa perché me l'hanno chiesto spesso di Andrea. Io credo che, conoscendo Andrea, salire sul palco dell'Olimpia per lui sia un ok, adesso nei prossimi anni ne vedremo. Cioè, questa esperienza secondo me lo accenderà. Quindi, se Andrea può dare qualcosa, lo darà all'Olimpia. Quindi, secondo me, si parte da qua, tra Ma virgolette. lui, la cosa che mi piace molto, a parte che mi piace molto seguirlo perché mi sono emozionato io a vederlo scartare la felpa dell'Olimpia, cioè si vedeva che gli tremava la voce, e quello ragazzi, cosa gli vuoi dire a quel ragazzo lì? Cioè, poi l'ho sempre detto, guarda, rispetto a molti pro che sono in un modo sui social, dal vivo sono un altro, Andrea Presti, Andrea Presti, cioè Andrea Presti, tu lo vedi, ti viene a salutare lui, ti abbraccia, ma questo se è nervoso, se è incazzato, lui è comunque un atleta, cioè, ma questo gli deriva da Mauro che l'ha sempre insegnato comunque a gestire anche i rapporti con i fan, tutto. Però è una persona vera, cioè non è che Presti lo vedi nei social e poi dal vivo è una merda. Presti è Presti, è uguale così e te lo trasmette, cioè. Poi è un bel ambasciatore di questo sport, mi piace molto, sa parlare e ne sa, Bravissimo, quindi mi bravissimo. piace molto. Bisogna vedere appunto come Mauro lo gestirà nei prossimi anni, come lavoreranno, perché comunque l'infortunio. Obiettivamente, cioè, parlando in questo momento, guarda, delle gambe di Presti, un po' mi dispiace, nel senso, però ovviamente qua parliamo in modo tecnico, ma non è una colpa. Obiettivamente è un problema che là bisogna trovare il modo di risolvere, perché su altrimenti poi si rischia di strabordare sopra, ma se lavorano, non so come, ma gli auguro di riportare le gambe al treno superiore, là è duro, cioè Presti non è male. Cioè, come atleta, Sì. perché è sempre in condizione. Una cosa che ho imparato, guarda, che quando uno è in condizione estrema non lo puoi non considerare. E questo vale anche all'Olimpia, perché all'Olimpia per fare fuori la top 10, di solito mettono. Io ho visto gente all'Olimpia piazzarsi con muscoli grandi, li ho visti, ma non ho mai visto gente entrare in top 10 con una condizione di merda. Sì, no, Cioè, assolutamente, assolutamente. quindi lui, secondo me. Questa sarà una gara di condizione, cioè quelli che si presentano quest'anno non ne prevedo gente fuori forma. E lui, secondo me, se va come ha promesso, e andrà perché non ho mai visto liscio Presti, cioè sarà dura. E lui, io adesso mi gratto i coglioni, però non lo escluderei a priori la top 10. Cioè, esempio stupido, se lui lo mette sul palco con una stun, Sì. lui per me lo può battere a stun. Sì, Cioè, stanno facendo le figure nel frattempo. sì, per dirti, cioè, uno Shaban Andrea lo batte. Sì. Uno Shaban è più forte, secondo me, più completo, se va duro, occhio. Però un Hassan, se io dovessi scegliere Esatto. tra un Hassan grosso, però senza schiena, tozzo, Ma e proprio un tozzo, Presti più un meno gambe, rettangolo. io scelgo un Presti, Sì. obiettivamente. Quindi, sai, stiamo parlando di un Hassan comunque non è un atleta di seconda classe, quindi secondo me una top 10 è una gara particolare. È una gara molto particolare perché Vedremo. secondo me un Rolly è un. Secondo me avrebbero tolti proprio top 10 un Winkler e un Patrick Moore. Sì. Un Boniac è un po' nel limbo, lo Bonac, prendono nei Giuse. top 10. Bonac. Bonac. Boniac, Che poi si è incazzano un nei po'. commenti. Madonna, oh, se si incazzano per Boniac, ragazzi, no, vi prego. Proprio per dirti, lui non lo so. Io guarda, spero sempre nella rinascita di un atleta, quindi se Bonac torna si presenta granitico e rotondo, grosso da freak, non Sì, facendo l'estetico perché non è un esatto. estetico, secondo me una top 6 la può insidiare, ma deve essere il Bonac che andò all'Arnold grosso come una casa, non di sicuro l'anno scorso. Allora, io ti direi questo, Giuse. Noi lasciamoci su questa linea. Se riusciamo, domattina o domani in generale, prima delle finali, ma dopo il pre-judging, ci facciamo un'altra chiacchierata di mezz'oretta. A che ora c'è? Così ci organizzi. Allora, le finali sono alle 7 loro,
quindi è notte, 8, 9, 10, e il pre-judging è alle 7 di stasera, quindi notte nostra in realtà, per cui possiamo fare domattina, insomma, quando ci siamo visti, cioè, non so, io per esempio le vedrò probabilmente domani mattina quando mi sveglio, tanto mi sveglio presto, forse le becco, forse le becco pure live. Ah sì? No, ma io guarda, oggi infatti mi rivedrò un attimino tutto, vediamo un po' allora. Ah beh, sì, tanto io domani mattina fino alle 10:30 sono libero, quindi nel caso... Ah, una roba del genere. Possiamo fare... Ma una mezz'oretta, Giuse, una mezz'oretta così per commentare e rivedere. E poi vediamo quello che... Perché guarda, quest'anno anche le bikini in Italia, perché la Stoico, ragazzi, io cioè, la vedo subito al rilascio alla top 5. Sì. Cioè, ma anche la Facchine... La S la vedo in top 10, non... perché tolte le top, se tu togli, ovviamente piccolo, ovviamente amo alle donne, cioè se togliamo quest'anno una Jennifer Dory, una Pesini, l'altra ragazza di colore molto bella che adesso non ricordo, di cui non ricordo il nome, la Chapados, sono 4, io di altre, vabbè la Testu anche nella top 10, io una Francesca ce la metto prima della Testu, ce la metto quinta, occhio. Anche perché ha fatto diverse gare, diverse vittorie in States e la Facchini nelle top 10. Quindi... Ce la vediamo, direi. Sì. Ce la vediamo stasera. Vedremo un po'. Mamma mia. Col seno di poi. Facciamo il Allora, guarda, ti accanno perché così io faccio in tempo a esportare il video e caricarlo prima del pre-judging. Yes. Che poi magari esce dopo il pre-judging e abbiamo fatto una figura di merda perché abbiamo. Ah, domanda a proposito, te che sei pre-judging, ma Pasquale D'Angelo perché non l'ho visto? L'ho visto fine del pre-judging, mi sono svegliato poco fa, stavo facendo il riposino molto perché Pasquale a me piaceva moltissimo come completezza, stava molto bene. Vediamo. Me lo becco dopo. Va bene, dai Giuse, ci sentiamo dopo, noi ci teniamo aggiornati e vediamo domani di registrare un altro specchietto. Assolutamente, grazie come al solito, buon lavoro per dopo. Grazie, a dopo, ciao.